Inizia oggi il semestre bianco per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Negli ultimi 6 mesi del suo settennato il Capo dello Stato non potrà sciogliere il Parlamento. Alla Camera passa la fiducia su entrambi gli articoli della riforma Cartabia e sul processo penale. In serata il voto finale dopo l'esame degli ordini del giorno. Il testo passerà poi al Senato. Atteso giovedì il CDM sul Green Pass. Per ora nessun obbligo a scuola e nei luoghi di lavoro. I sindacati, il vaccino non si arma per licenziare. Francesco Sciaudone, Managing Partner Grimaldi Studio Legale al TG News. La conversione green è un'opportunità se usata in modo corretto. Necessario favorire l'autoproduzione di elettricità. Proseguono i blitz informatici nei server della Regione Lazio. Per il governatore Zingaretti si tratta del più grave attacco hacker della storia della Repubblica. Buonasera. Inizia oggi il semestre bianco per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come prevede l'articolo 88 della Costituzione, nei prossimi 6 mesi, gli ultimi del suo settennato, il Capo dello Stato non potrà sciogliere il Parlamento. L'attenzione ora si sposterà sui partiti, ora riuniti in grande maggioranza a sostegno del governo Draghi e dell'attuazione del Recovery Plan. Il governo ha incassato nella notte la doppia fiducia posta sui 2 maxi emendamenti al disegno di legge della riforma del processo penale in aula alla Camera. Sono molte all'interno del testo le disposizioni volte a ridurre il numero dei processi, oltre a prescrizione e improcedibilità, anche incentivi ai riti alternativi e potenziamento della non punibilità per tenuità del fatto. Da questa mattina è in corso l'esame degli ordini del giorno e proprio in questi minuti dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto finale. Il testo passerà poi al Senato. Nel 2021 la crescita dell'economia italiana potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni, arrivando a sfiorare il 6%. È quanto emerge dalle stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha inoltre evidenziato come già nella prima metà del 2022 il nostro Paese potrebbe recuperare i livelli di attività pre-crisi. Secondo l'UPB, il recupero dell'economia si è consolidato e la rapidità e l'intensità della ripresa appaiono strettamente correlate alla disponibilità dei vaccini. Continuiamo a parlare di ripresa. Sul punto ascoltiamo un'intervista di Roberto D'Antonio a Francesco Sciaudone, Managing Partner Grimaldi Studio Legale. Draghi all'inizio parlò di debiti buoni e di debiti cattivi. Ecco, in questa fase ci sono anche i crediti buoni e i crediti cattivi da erogare nei confronti di aziende, cioè si deve scegliere? Sì, Draghi da banchiere esperto, per aver svolto questa attività nel mondo pubblico così come in quello privato, sa perfettamente che la finanza non è mai tutta buona o tutta cattiva, occorre sempre capire qual è la controparte. La grande disponibilità di liquidità che c'è per le aziende sane è ovviamente molto importante. Quello che è altrettanto importante è che bisogna far arrivare quella liquidità anche a quelle aziende che magari per ragioni temporanee non sono sane o non possono risultare sane, ma che in realtà hanno un sottostante importante. Bisogna fare questo ponte verso la prospettiva delle aziende, perché altrimenti gli indicatori di sofferenza che tutte le aziende hanno necessariamente accumulato in questo periodo di difficoltà finisce per penalizzare anche realtà produttive sane e capaci di avere una storia di lungo termine. Ovviamente il Presidente del Consiglio, da persona esperta, sa perfettamente che bisogna andare oltre i numeri e vedere le prospettive delle aziende. La conversione al green è un'opportunità o un'altra tassa? La conversione al green è un'opportunità se la si usa nel modo corretto. È una grandissima liability per tutti se la si trasforma nella conversione, ad esempio sul modello italiano di finanziamento del CIP 6, dove si è caricata la bolletta elettrica di tutti i clienti con i contributi CIP 6 per anni ed anni. Quella non è conversione al green, quella è una tassa. La vera conversione al green è aiutare tutti quanti a diventare autoproduttori di elettricità, tutti quanti a poter ottenere le migliori condizioni nell'approvvigionamento energetico e tutti quanti ad investire sul proprio fabbisogno energetico, consentendo, così come è stato fatto ad esempio per il fotovoltaico, la possibilità di rendere diffusa la capacità di produzione elettrica anche su realtà piccole e addirittura familiari nel mondo del retail, con un mercato dell'energia sempre più maturo e non concentrato solo sui grandi operatori.
La prima tranche delle risorse del PNRR, che per l'Italia vale circa 25 miliardi di euro, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Per completare la struttura di governance, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe istituire entro questa settimana la segreteria tecnica che accompagnerà i lavori della cabina di regia politica fino al 2026. L'organo sarà composto da figure tecnico-finanziarie che si occuperanno di verificare contabilità e realizzazione effettiva dei singoli progetti, oltre che monitorare eventuali impedimenti che possano comportare l'avvio dei poteri sostitutivi. Un secondo decreto dovrebbe inoltre istituire il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, che costituirà una sede stabile per il confronto con le parti sociali, il mondo dell'università e gli enti territoriali. Saranno anche i PM dell'antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker che sta colpendo in questi giorni la regione Lazio. Nel fascicolo si procede contro ignoti e vengono contestati vari reati, tra cui accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione. L'attacco hacker che ha colpito la regione Lazio è partito dalla violazione di un'utenza di un dipendente in smart working e risulta criptato anche il backup dei dati, come confermato dall'assessore della Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, e dal governatore Nicola Zingaretti. Come sapete, nelle scorse ore abbiamo ricevuto questo attacco cyber di stampo criminale, che è probabilmente il più grave attacco cyber della storia della nostra Repubblica, un'istituzione pubblica e un'amministrazione pubblica. Sono ore che, grazie anche alla collaborazione di tutti i livelli dello Stato e della nostra società, stiamo combattendo per difendere la nostra comunità. Oggi possiamo dire che, malgrado l'attacco ci ha costretto ad abbassare la rete e quindi sono sospese l'offerta di erogazione dei servizi, nessun dato riguardante la sanità o la parte finanziaria o la parte economica di bilancio è stato trafugato da coloro che hanno provocato questo attacco. È atteso per il prossimo giovedì il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe approvare le nuove misure sul Green Pass. L'obbligo di presentare il certificato verde entrerà in vigore gradualmente a partire dal 6 agosto e il Governo è ancora al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi. Il Green Pass sarà necessario a bordo dei mezzi a lunga percorrenza, mentre non sarà obbligatorio per il trasporto pubblico locale, scuola e lavoro, almeno finché la curva epidemiologica non costringerà l'esecutivo a prendere in considerazione ulteriori restrizioni. Sull'ipotesi di estendere l'uso del Green Pass ai luoghi di lavoro, ieri il Premier Mario Draghi ha incontrato i sindacati, che si sono detti disponibili al confronto purché il pass non diventi uno strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici. Veniamo alle notizie relative alla pandemia. Mentre i contagi aumentano in modo progressivo, con il tasso di positività che ha raggiunto il 3,8%, sono in decisa risalita negli ultimi giorni i dati relativi alle ospedalizzazioni. In particolare in Sardegna e Sicilia l'indice dei ricoveri è vicino alla soglia del 10%, ponendo così le due regioni a rischio zona gialla. Tra le regioni con il più alto tasso di occupazione delle terapie intensive anche Liguria e Lazio. Sul fronte dei vaccini, per raggiungere l'obiettivo di immunizzare l'80% della popolazione italiana adulta entro fine settembre, sarà necessario imprimere una nuova accelerazione alla campagna vaccinale. A luglio, infatti, sono stati 3 milioni e mezzo le persone a cui è stata inoculata la prima dose, ben 7 milioni in meno rispetto a giugno. Intanto, mentre l'Unione Europea dovrà fare i conti con l'aumento dei prezzi delle forniture di vaccini da parte di Pfizer e Moderna, il Regno Unito sta valutando alcune proposte per incentivare le vaccinazioni, soprattutto tra i giovani. L'Europa alle prese con la ripresa dei contagi spinti dalla variante Delta e l'ipotesi di dover ricorrere anche a una terza dose sul modello adottato da Israele, che domenica ha iniziato a vaccinare gli over 60 con il booster, rischia di dover fare i conti con un aumento del prezzo dei vaccini per il Covid. Le voci che circolavano da mesi sembrano infatti confermate dalle Financial Times, che, riuscendo a vedere alcune parti dei nuovi contratti di Pfizer e Moderna per le prossime forniture all'Unione Europea di 2,1 miliardi di
di dosi entro il 2023, ha confermato che il prezzo è schizzato. Un aumento che va oltre il ritocco all'insù. Il nuovo costo di una dose Pfizer, riporta il Financial Times, è di 19,50 euro, 4 euro in più rispetto ai 15,50 euro della precedente fornitura. Per Moderna il tariffario sale invece a 25,50 dollari a dose dai 22,60 dollari del precedente accordo, ma meno dei 28,50 inizialmente previsti grazie a un ampliamento dell'ordinativo da parte di Bruxelles. Illustrando l'ultima trimestrale, l'amministratore delegato di Pfizer ha spiegato che i prezzi dei vaccini per i paesi ad alto reddito sono paragonabili, mentre per i paesi a reddito medio e basso sono decisamente inferiori. Alcune aziende private nel Regno Unito hanno lanciato una serie di proposte e offerte dedicate ai giovani che si vaccinano e il governo britannico non può che sostenere l'iniziativa, ringraziare e rilanciare annunciando ulteriori partnership in arrivo su questo fronte, come quella della compagnia di taxi Bolt, che offrirà viaggi gratuiti per raggiungere gli hub preposti alle inoculazioni, e quella della concorrente Uber, pronta ad offrire sconti ai neovaccinati. Tutti gli utenti delle app saranno inoltre stimolati a darsi da fare con messaggi e promemoria, facilitando quindi una sorta di tantam. Intanto il governo britannico, fa sapere la BBC, sta preparando voucher o codici di sconto per negozi e ristoranti a chi si presenta in uno dei tanti centri vaccinali nati nel paese o si prenota attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo è far crescere i numeri, perché se in tutto il paese il 72% degli adulti ha ricevuto due dosi e l'88,5% una, nella sola Inghilterra la percentuale dei giovani tra i 18 e i 29 anni che ha ricevuto almeno la prima dose si ferma al di sotto. I britannici non sono però i primi ad aver pensato di prendere giovani vaccinandi per la gola. Iniziative simili sono infatti nate negli Stati Uniti, in Israele, a Dubai e ad Hong Kong, dove oltre ad un giorno di riposo dal lavoro, il paese ha messo in palio l'estrazione di una macchina o addirittura di una casa. Il sud Italia continua a bruciare. Dal 15 giugno scorso sono stati oltre 37.000 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi di bosco e vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E non sono ancora del tutto spenti gli incendi in Abruzzo. Dopo la Sardegna e la Sicilia, anche Pescara è stata presa d'assedio dai roghi, con fiamme che hanno raggiunto le abitazioni e provocato un fuggi-fuggi dalle spiagge, dove si sono alzate alte colonne di fumo nero e il fuoco ha raggiunto persino le palme del lungomare. Decine di intossicati, con almeno 5 persone, tra queste una bambina, trasportate in ospedale, centinaia di persone evacuate, poco meno di una decina gli stabilimenti devastati, indelebili i danni nella riserva d'Annunziana, la grande pineta patrimonio cittadino. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo e si indaga col forte sospetto della matrice dolosa. Risultano già 3 differenti punti di innesco delle fiamme, ma è l'intera regione Abruzzo ad essere mobilitata per l'emergenza incendi e a richiedere mezzi e risorse a Roma. Prosegue la rubrica di Alice Channel dedicata agli imprenditori del cluster, che punta a fornire un approfondimento sulle prospettive di sviluppo delle imprese associate. Con l'obiettivo di monitorare con attenzione in questi mesi estivi il mondo del trasporto e della logistica, attraverso analisi e considerazioni dei numerosi protagonisti dell'intermodalità sostenibile, ascoltiamo oggi Giuseppe Andrea De Pascalis, Head of Key Account Management Division Cargo di WURT. Secondo lei quale sarà lo scenario economico del prossimo autunno? Lei è più o meno ottimista? Sicuramente ottimista al 100%, questo sia per natura ma anche perché tutto porta a essere ottimisti. Io penso che sia tutto, sarà un bel vedere, un bello scenario, perché ci sono i presupposti, c'è l'entusiasmo, c'è la voglia da parte di tutti, sia delle istituzioni, delle aziende, della gente di ripartire. Quindi vedo tutto molto, molto positivo, dobbiamo essere bravi a cogliere l'unica vera opportunità del Covid, che è quello che ha rimescolato un po' tutto e darà veramente mille nuove opportunità all'azienda, all'impresa, alle famiglie, un po' a chi ha voglia, insomma, di rimettersi in gioco tendenzialmente. Lei ritiene che gli investimenti necessari alla transizione verso la mobilità sostenibile debbano essere supportati da misure incentivanti? E in questo senso le chiedo anche se quanto fatto dal governo secondo lei finora è soddisfacente? Guardi, sicuramente c'è un... ci sono degli investimenti, si sta, il governo, insomma un po' il PNR va anche verso la mobilità sostenibile, si può sempre fare di più e dare più importanza a quello che è un settore, diciamo, primario e vitale un po' per l'economia non solo del paese Italia, in generale di tutto il paese, di tutto quello che sono il sistema aziende. La cosa che secondo me
un po' preoccupa, pure fa pensare, è che saranno i cosiddetti decreti attuativi, quello che poi rispetto al piano verrà realmente realizzato. Però dobbiamo essere ottimisti, abbiamo tantissimi soldi, anche se la maggior parte sono debito pubblico con tassi di interesse pressoché vicini allo zero o anche negativi, perché sono un po' sostenuti dall'Unione Europea. Però io credo che la grande sfida sarà nel riuscire a spendere bene un po' tutto quello che è stato messo in campo, perché poi una volta che parte il sistema economico, e poi è un sistema circolare, appunto l'economia gira un po' per tutti e tutti avremo grande affare, quindi questa è un po' la premessa. Parliamo di ALIS, come giudica l'azione dell'associazione? È davvero diventata secondo lei un punto di riferimento nel dialogo con le forze politiche del paese? Abbiamo grandissime aspettative, sinceramente in questi anni vedo ha fatto l'associazione benissimo e ci sono molti nuovi progetti per il futuro, quindi noi crediamo molto in ALIS e ripeto, rispecchia un po' anche quella che è la filosofia della nostra azienda di Wirth, ossia quella di guardare spesso con gli occhi del cliente, e questo è il bello di ALIS, che si fa sistema, ma sistema vero. Apriamo la pagina degli esteri. Negli Stati Uniti il Congresso ha deciso di non prorogare la moratoria sugli sfratti e milioni di americani rischiano di rimanere senza abitazione. Con la scadenza della moratoria, varata 11 mesi fa per la pandemia, milioni di americani sono a rischio sfratto. Mentre dilaga la variante Delta, in molti tremano alla possibilità di perdere la loro abitazione. Una vera emergenza per Joe Biden, sulla quale però ha le mani legate. La Corte Suprema ha infatti stabilito negli ultimi mesi che ogni eventuale proroga dello stop degli sfratti sarebbe dovuta arrivare tramite il Congresso. La Camera, guidata da Nancy Pelosi, ha tentato in una corsa contro il tempo di varare un provvedimento, ma senza alcun successo. All'orizzonte ora si prospetta una nuova crisi che agita e spacca anche il Partito Democratico. Ogni governo statale e locale deve usare i fondi ricevuti per prevenire ogni possibile sfratto, è l'appello di Biden, consapevole che solo una piccolissima parte delle risorse stanziate dal governo federale è andata agli affittuari in difficoltà. Secondo le stime del Census Bureau, gli americani adulti in ritardo nel pagamento dell'affitto sono 11 milioni, mentre le famiglie a rischio di perdere la casa immediatamente o nel giro di settimane sono 3,8 milioni. Una crisi che rischia di far passare in secondo piano e offuscare l'agenda economica del presidente, che vede nel piano delle infrastrutture da 1.000 miliardi, attualmente in discussione al Senato, uno dei tasselli principali. Rimaniamo all'estero, è sempre più teso il clima tra l'Occidente e l'Iran, dopo l'attacco ad una petroliera al largo dell'Oman. Sale la tensione fra l'Iran e il fronte dei governi occidentali dopo l'ultima provocazione attribuita a Teheran, il blitz sanguinoso denunciato nei giorni scorsi al largo dell'Oman contro la petroliera Mercer Street, gestita dal miliardario israeliano Eyal Ofer. Un attacco rinfacciato direttamente alla Repubblica Islamica, dapprima da Israele e poi anche da Stati Uniti e Regno Unito. L'Iran dovrà affrontare le conseguenze dell'inaccettabile e oltraggioso attacco contro la Mercer Street, ha tuonato Boris Johnson, associandosi al monito scagliato dall'amministrazione di Joe Biden. Nel raid sono morti due marittimi, uno dei quali di nazionalità britannica, e la dichiarazione di Johnson è stata diffusa da Downing Street dopo che il governo Tory aveva convocato l'ambasciatore iraniano per formalizzare la propria protesta per quanto accaduto. Nelle ore precedenti era stato Anthony Blinken, segretario di Stato di Joe Biden, ad evocare una risposta appropriata di Stati Uniti e alleati nei confronti dell'Iran, accusato da Washington di essere dietro il raid dell'altro giorno, come di svariate altre azioni ostili ingiustificate. Abbiamo prove di intelligence che è stato l'Iran ad attaccare la nave, aveva a sua volta sentenziato poco prima il premier israeliano Naftali Bennett. Parole alle quali il ministero degli esteri di Teheran ha replicato rinfacciando al nemico sionista di lanciare come al solito accuse infondate. Traffico in crescita nel porto di Ravenna. Nel primo semestre 2021 si è registrata una crescita del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare le merci su trailer e rotabili risultano in aumento rispetto all'anno precedente, sia per numero di pezzi con un più 43,9%, sia in termini di merce movimentata con un incremento del 6,9%. In netta ripresa anche i porti campani, che nei primi sei mesi del 2021 hanno segnato una crescita del movimento complessivo pari al 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nello specifico, le performance dei rotabili registrano un incremento del 13,6% nel porto di Napoli e del 12% nel porto di Salerno.
Ammontano a 57 milioni i fondi stanziati dalla Regione Liguria per garantire la copertura finanziaria del progetto della nuova diga del porto di Genova. I soldi, ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, insieme ai finanziamenti previsti dal governo e dall'autorità di sistema portuale, serviranno per poter bandire la gara entro l'anno. Continua l'estate da incubo sulle autostrade italiane. Sono iniziati ieri i lavori nelle gallerie della 9 lainate Como-Chiasso, nei tratti Como-Centro-Dogana, Monte Quarcino Nord-Sud, Monte Olimpino-Sud e San Fermo-Sud. Per ridurre i disagi causati dalle chiusure al traffico previste sulla tratta fino al 17 agosto, sono stati previsti percorsi alternativi per i mezzi pesanti diretti verso Milano. Dopo il successo della prima puntata, torna questa sera alle 21 ACT Alice Channel Talk, il programma di approfondimento di Alice Channel. Il senatore Salvatore Margiotta, Francesco Tuffarelli, direttore generale presso la Presidenza del Consiglio, l'amministratore delegato di SMET, Domenico De Rosa e Francesca Faggioni del Dipartimento di Economia Aziendale di Roma 3 dibatteranno su temi di attualità con un focus sull'attuale congiuntura economica e sullo sviluppo sostenibile del nostro paese. Un appuntamento da non perdere. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento come di consueto domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.